Buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Studio 95 Telemelito, ben ritrovati in questo giorno di gennaio, 5 gennaio 2020, una giornata di calcio per questo campionato di prima categoria. Oggi il recupero della partita non giocata nel mese di dicembre per motivi meteorologici tra il Borgo Grecanico Melitese e il Palizzi. Le squadre sono già entrate sul terreno di gioco e sono pronte ai saluti, ecco, che vengono effettuati da un bel po' di anni a questa parte in questi campionati dilettantistici. Una ottima usanza quella di passare dalle panchine e salutare. Gli atleti sono quindi scesi in campo, a breve comincerà questo incontro che, ricordiamo, è il recupero della partita non giocata per problemi di vento, quindi il vento che aveva fatto rinviare due gare di questo campionato di prima categoria nella zona, ecco, del Basso Ionio Reggino, da molti detta Grecanica, quindi a Bova e a Melito Porto Salvo. E con noi anche il telecronista ufficiale dell'incontro, cioè Domenico Salvatore. Intanto è iniziata la partita con il Borgo Grecanico subito in avanti. A te Domenico. Pronti, via con la sigla. Buongiorno, siete collegati con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul recupero di prima categoria girone di Calabria, Borgo Grecanico Melitese, Palizzi. Sono in compagnia del collaboratore Ivano Verducci, ben ritrovati. E a lui per il microfono, per il tabellino. Sì, il Borgo Grecanico Melitese scende in campo con Leonardi, Sgro, Martino Nino, Mangiola, Ielo, Foti, Obinna, Martino Annunziato, Iamonte, Perla e Marino. In panchina Falcone, Candito, Gabriele, Manganaro, Lori, Surfaro, Tripodi, Mallimaci, Candito, Francesco e Barreca. Il quadro dirigenziale, intanto un attacco del Borgo e Obinna da solo, e gol del Borgo Grecanico già al minuto e 16 secondi. E Obinna a segnare l'1-0 su un passaggio di Ielo, e Ivan Ielo offre una palla d'oro a Obinna che non fa altro che metterla in rete. 1-0 già per il Borgo ad 1 minuto e 30 secondi. Non avevamo nemmeno avuto l'opportunità di riferire la formazione del Palizzi, che il Borgo è passato in vantaggio. Ora finisco con la formazione del Palizzi, con Molla, Iriti, Francone, Zumbo, Criseo, Mafrici, Autolitano, Antonino, Latella, Sur, Ferraro, Palermiti e Madafferi. In panchina Tripodi, Giordano, Toscu, Zirilli, Dieni, Garoffolo e Bruzzese. Il quadro dirigenziale delle due squadre nella Borgo Grecanico Melitese: Pellicone, Macheda, Flachi, Minniti, Suraci e Mister Cormaci. Per il Palizzi, Giordano, Brancati, Merico e Mister Autolitano. A te Domenico. L'arbitro dell'incontro, Barbaro Simone Di Locri. Partita in discesa per i padroni di casa o in salita per gli ospiti? Sì, a questo punto abbiamo subito visto la marcatura di Obinna al primo minuto, la prima incursione di Ivan Ielo sulla fascia sinistra, un ottimo pallone per la corrente Obinna che non ha fatto altro che ribadire, si può così dire, in rete da pochi passi. Quindi partita in discesa per il Borgo, e la partita di oggi riveste una particolare importanza secondo me per la squadra di casa. Magari avremo modo anche di dirlo più in là. Intanto possiamo ti passo il microfono per seguire qualche istante dell'incontro. Aggancia Marino, capitano Ciccio Bomba. Questo è Peppe Foti, signore padrone del centrocampo, ultimo acquisto della formazione fosforescente.
campagna acquisti in tono minore, meglio l'usato sicuro. Nessun presidente sarà riconosciuto affetto da shopping compulsivo. Niente nomina di un amministratore di sostegno. I capi all'ultima moda possono aspettare. Terzo minuto del primo tempo, 1-0 di già in vantaggio i padroni di casa. Sì, siamo ormai giunti al quarto quasi minuto di gioco. La squadra fosforescente di mister Cormaci con qualche novità nell'undici d'attacco. Ora un buon pallone verso Perla sulla zona destra del campo, mette dentro, fatta preda da Molla questo pallone, viene fatto preda da Molla, il quale lo offre a Modafferi, che comincia a sgroppare in avanti, supera il centro del campo, si libera di qualche avversario, offre la palla al suo compagno e in aria ora si trova da solo Leonardi, forse tocca leggermente Palermiti, che forse si lascia cadere. L'arbitro va a sincerarsi delle condizioni dell'attaccante del Palizzi, che è appunto Palermiti. Involontariamente forse Leonardi ha toccato nel momento in cui andava a impossessarsi del pallone, è rimasto a terra, si chiede l'intervento della panchina, quindi del massaggiatore. E sì, il discorso si fa, la partita si fa in discesa per il Borgo, Domenico. Ci provano gli stuntmen alla ricerca di una statuetta d'oro ad Hollywood con i cascamorto, che tentano di ingannare l'arbitro, che però non ha abboccato come il pesciolino all'amo. Sì, forse diciamo non ha avuto l'equilibrio per mantenersi in piedi, non credo fosse si trattasse di calcio di rigore, anzi Leonardi, attenzione a Obinna, ora c'è Perla in aria sulla zona destra, sì, però no, sì, non si accentra bene, il suo tiro passaggio va a finire delicatamente tra le mani di Molla, quindi nulla da fare. Sì, dicevamo che comunque l'intervento di Leonardi non era assolutamente, secondo il mio parere, da fischiare un calcio di rigore, e quindi è stata giusta la decisione dell'arbitro, anche se si è fatto male nel momento il Palermiti, perché Leonardi nel momento in cui saltava per prendere con le mani la palla che era in aria, a quel punto ha toccato forse con il gomito la testa dell'avanti palizzitano, ecco, se così possiamo dire, nemmeno ci sono state tante proteste. Approfitta di un rimpallo favorevole in un primo momento Martino, ha fatto un lancio dei suoi famosi, quelli di Isidoro come lo chiama la folla, omettendo Leonardi. Sì, è un'uscita dall'area da esperto quale lui è uscito con i piedi a anticipare gli avanti del Palizzi. Ricordiamo che la squadra del Palizzi con questa maglia a strisce nero bianconere, simile a quelle squadre brasiliane tipo il Botafogo, il Santos, ora non ricordo bene quale, ma è molto simile a quella. È una bella attenzione al palo esterno ora di un pallone in nuoco che sembrano tramortiti i giocatori del Palizzi, che comunque ricordiamo naviga nelle zone basse della classifica, e sono già due le azioni importanti del Borgo oltre al gol. Sì, sembrava un tiro innocuo, inoffensivo, e per poco non giungeva il 2-0. Sì, il discorso da fare è che questo tiro, che sembrava innocuo, poi poteva diventare importante proprio nel momento in cui la palla rimbalzata dal palo andava a favorire quindi proprio davanti alla linea di porta l'intervento di qualche giocatore che naturalmente di maglia fosforescente, che non si è fatto trovare pronto proprio perché non avrebbe mai e poi mai immaginato che quel pallone poteva essere importante. L'attaccante vuole operare in anestesia generale e in subordine in anestesia locale per cogliere nel sonno la difesa avversaria con uno sbuffo di protossido di azoto senza effetti collaterali che si traducono in sensazioni di nausea e vomito. La filosofia del carpe diem afferra l'occasione. Oppure digrigna i denti, mostra i muscoli, sbuffa, zigrina, vaga con gli zoccoli come fa il toro nell'arena.
a testa bassa contro la muleta del torero, sventolata dal matador. Bene o male così è stato, il Borgo ha segnato al primo minuto, proprio al 1 minuto e 30 secondi con Obinna, quindi la partita è stata proprio un inizio, diciamo, scoppiettante del Borgo e secondo me, quindi ripeto, questa è un valore molto molto importante, forse di gran lunga più importante la vittoria per il Borgo rispetto al Palizzi, perché questi naviga nei bassi fondi della graduatoria. Con l'eventuale vittoria di oggi il Borgo si porterebbe a più 6 dalla seconda, e quindi poi non dimentichiamo che la prossima partita sarà contro la Scillese, che quest'anno davvero ha approcciato in maniera sbagliata questo campionato, e ha racimolato soltanto un punto su ben 13 gare giocate, quindi di contraltare, ecco, risalta lo scontro, quindi il Borgo andrà a Scilla mentre la Deliese giocherà contro il San Michel, che è appunto la squadra che sta cercando di dare filo da torcere, di tallona, ecco, il predominio dei Melitesi in questo campionato. Sappiamo quanto ostico sia la Deliese, quindi la squadra di Delianova è anch'essa impegnata a conquistare una posizione playoff. Insomma, Domenico, secondo me sulla carta questa potrebbe essere l'occasione ghiotta, la giusta occasione per il Borgo, vincendo oggi, di sognare un 2020 che a gennaio potrebbe già regalare agli sportivi melitesi un ampio margine di vantaggio che poi potranno gestire, questa è la mia opinione, come dice tu, personale, potranno gestire poi tra febbraio e marzo, e chissà, in vista di quegli scontri diretti che giocherà fuori casa con le più forti, soltanto il Rosarno verrà al Saverio Spinella, e magari, chi lo sa, festeggiare in concomitanza con la festa di Santa Maria di Porto Salvo la tanto agognata attesa promozione, cioè nel doppio senso della parola, Domenico. Chi può faccia gli scongiuri, ma questo è il mio parere spassionato. Il colpo del KO non è arrivato, soltanto un palo e un paio di parate sulla linea di porta del portiere. I bomber si affacciano ora con un po' di lentezza, il Palizzi si sta organizzando e tenta una reazione. Attenzione perché porta sguarnita. C'è una decisione arbitrale. Invocavano la concessione del calcio di rigore i palizzitani, non è dello stesso avviso l'arbitro. Naturalmente gli attaccanti, i loro verbi sono sedurre, affascinare, incantare, avvincere, ammaliare, abbagliare, stregare, inebriare, ubriacare, conquistare, fino a soggiogare e sottomettere. Diceva il re della psicanalisi Sigmund Freud che la seduzione sia femminile come la palla che deve rotolare in fondo alla rete e mandare in delirio la tifoseria. Gli ormoni sono la tecnica innestata sin da piccoli angeli, pulcini e piccole bestie, affinata dai sorgenti giovanissimi allievi, praticata in prima, seconda e terza categoria, promozione ed eccellenza. I fenomeni sono l'incitamento e l'urlo della folla, lo sprone del capitano, lo stimolo dell'allenatore, l'esortazione della fidanzatina Tina in tribuna e via dicendo. Vai! Attenzione al Borgo Renevanti, Martino si lascia cadere in aria, annunziato, non ci casca l'arbitro, perché questa volta Martino avrebbe potuto invece continuare l'azione, ma forse aveva visto che perdendo palla era più utile tentare l'intervento dell'arbitro, che non c'è stato. La palla arriva addirittura tra le parti, dalle parti di Leonardi, il quale rilancia e offre a Martino Annunziato. Da questi a Obinna, c'è Perla sulla destra, Obinna si accentra ma Perla riesce in qualche modo a farsi mettere la palla in fallo laterale, era ormai in difficoltà. Fallo laterale che viene ora
battuto verso Peppe Foti, c'è Marino che fa buona guardia in aria, cioè si fa movimento in aria, scusate, e non riesce ad arrivare sul pallone. Ivan ancora Ielo in aria e molla, si accartoccia come si direbbe e blocca questo pallone. Nell'azione precedente sicuramente l'arbitro ha fischiato la gamba tesa del giocatore numero 11 Madafferi, uno dei bomber del Palizzi, se così si può dire, anche se il Palizzi ha soltanto segnato fino ad oggi 11 reti subendone ben 19. Il capocannoniere è Autolitano con 3, ma c'è anche Modafferi con 2 reti, quindi si era trovato a tu per tu con Leonardi, il quale in uscita è stato sopraffatto da un pallonetto, ma l'arbitro, un pallonetto che comunque si stava dirigendo verso la porta, poi è stato salvato in extremis da Sgro, quindi la palla non era terminata in rete, ma l'arbitro aveva fischiato proprio la gamba tesa, ecco, di Madafferi. Domenico. Il Palizzi non è venuto sulle rive del Maro Simone per fare soggiorno e turismo, e venderà la pelle a caro prezzo. Sì, no, sicuramente il Palizzi, attenzione a questo calcio d'angolo, ora commenteremo a questo calcio di punizione, scusate, la palla va a finire ora direttamente sul fondo. Dicevamo, il Palizzi non ha ormai una grandissima esperienza in questo campionato di prima categoria, è sempre abituato a lottare nei bassi fondi. Voglio ricordare anche che uno dei più importanti allenatori ora dei giovani, cioè Pasquale Minniti, si è formato proprio in questa squadra, quindi l'esperienza del Palizzi nel lottare per mantenere questa prima categoria fa ben sperare. Naturalmente ogni partita è da giocare. Oggi, come dici tu, non è venuto a fare la vittima sacrificale, anzi, ci sono molti calciatori del Palizzi con si può dire il dente avvelenato nei confronti del Borgo Grecanico, anche perché Melitese, anche perché forse prima facevano parte di questa squadra, e quindi assolutamente ci sarà da divertirsi. Approfittando del sole seducente, una discreta folla sta assiepando piano piano i gradoni del Maro Simone. Non è sold out, tutto esaurito come al cinema. Tolo tolo, quo vado, sole a catinelle, che bella giornata, la vita è bella, benvenuti al sud. C'è stato un brivido lungo la schiena dei tifosi palizzitani e anche della difesa ospite. Il Borgo Grecanico Melitese vuole mettere in cassaforte il risultato e sta tentando di chiudere. Ora c'è un assalto furioso con 21 giocatori nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del 2-0. Sì, il solito calcio d'angolo battuto da Foti, salta altissimo, però si appoggia alle spalle del difensore Mangiola. Mangiola, sì, esattamente. L'arbitro comunque non se ne avvede, la palla va a finire in fallo laterale, out sulla zona sinistra del campo, va a battere il Palizzi. Si sono incornati come i camosci e gli stambecchi delle Alpi, ma per fortuna tutto è andato liscio come l'olio. Sì, sembrava essere salita in cielo come ultimamente fanno vedere Ronaldo, anche se abbiamo dei casi anche negli anni passati di vari saltatori che sono arrivati tra virgolette in cielo. Lo stesso sembrava aver fatto Mangiola, ma si era però aiutato, ecco, nell'elevazione. L'arbitro comunque, che ricordiamolo è Barbaro Simone da Locri, non ha ravvisato alcun fallo. Una partita che comunque Palizzi sta cercando di rimettere in carreggiata. Ecco, volevo anche farti notare, se non l'ho già detto, che vi sono molti del Condo Furi, molti ragazzi che giocavano nel Condo Furi, forse c'è stata una joint venture, ecco, come hai ben detto tu, tra queste due squadre. Sono abituati a lottare, ecco, nel campo. A te, Domenico. Come Mafrici, che scodella in avanti, ha già recuperato l'onnipresente Peppe Foti. Obinna, c'è un lancio in profondità, non si chiude il triangolo perché il leggendario Mafrici ha chiuso ogni varco,
Intanto c'è un intervento del direttore di gara che va a redarguire alcuni giocatori del Palizzi. Poi finalmente c'è l'arbitro che accorre a bordo campo, va a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato nel corso della precedente azione. Si tratta di Nino Autolitano, che ha già recuperato, secondo l'arbitro non lo fa nemmeno sostare a bordo campo a termine del regolamento, quindi il gioco può riprendere, sempre 1-0 al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo nel recupero della partita Borgo Crecanico Melitese Palizzi, valevole per il campionato di prima categoria girone di Calabria. Viene sospinto irregolarmente al limite dell'area, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Barbaro Simone della sezione di Locri, a favore della formazione locale. Sulla linea di battuta c'è Ciccio Bomba Marino, accanto a sé il compagno di squadra Iamonte, anzi si tratta di Peppe Foti. Barriera come al solito molto corta, la distanza non è quella dei 9-15, l'arbitro sorveglia, poi fischia, ha respinto il portiere ma nessuno degli attaccanti fosforescenti occasionissima su un bolide dalla media distanza parato da Mollo, che nella circostanza è scattato come una molla. Sì, sta diventando un assedio al Fort Apache, come mi ha insegnato tu Domenico, e anche Obin ora ci ha provato, è stato murato, ma questo tiro sul passaggio di Annunziato Martino poteva diventare davvero insidioso. Ottimo come gestisce la palla Perla, riuscendo con tre avversari a servire Foti, che viene toccato fallosamente da Modafferi, l'arbitro però lascia proseguire. Mangiola da verso Annunziato Martino, da questi trova l'altro Martino, cioè Antonino, che scaraventa in avanti. Obinna non si avvede del liscio di Francone, quindi la palla poi si ferma comunque sul fondo, ma il Borgo Crecanico, Domenico, lo possiamo ben dire, sta dominando questo incontro. Il Palizzi fino ad ora in avanti non si è fatto vedere, se non che in quella occasione in cui l'arbitro ha fischiato il fallo. Sì, ma a centrocampo si sta organizzando bene, senza timori riverenziali e sudditanze psicologiche, aspetta l'occasione buona per fiondare a rete dalla media distanza. Sì, questo è vero, ha un buon centrocampo, una difesa che comunque combatte. 19 dicevamo i gol subiti dal Palizzi fino a questo momento su 13 incontri, diciamo che è la media di più di un gol a partita sicuramente. Per ora comunque si guarda con il tipico 4-4-2, secondo me il Palizzi gioca in oggi. E cosa dire del Borgo? Per ora sta facendo quello che dovrebbe fare, cioè avendo segnato subito all'inizio, la partita, l'abbiamo ripetuta tante volte, si è messa in discesa, può gestire meglio la palla, naturalmente non come in questo momento ha fatto Perla, che fa vedere tra virgolette delle perle di saggezza, però in questo caso ha sbagliato il passaggio, il tocco era semplice. Comunque il Borgo riparte, in qualche modo il Palizzi riesce a spazzare l'aria. A te Domenico. Intanto stanno arrivando alla chetichella campesinos, aficionados e peones, ma c'è anche un tifo al femminile, muchachas y muchachitas. Sì, veramente erano delle cose che non si vedevano da tanti anni.
la presenza così numerosa di donne allo stadio, in special modo in questi campionati minori. Oggi all'inizio non sembrava ci fosse tanto pubblico, però piano piano sono arrivati dentro. C'è questa tipica usanza delle nostre parti, purtroppo non delle nostre parti, dei campionati minori voglio dire, scusami, quella di cominciare queste gare con qualche minuto di ritardo. Oggi invece è stato davvero bravo l'arbitro Barbaro Simone, quasi uno o due minuti di ritardo e le squadre sono subito scese in campo, e quindi stanno arrivando, come hai detto bene tu, alla Chitichella, è una buona cornice di pubblico. Attenzione, limite dell'area Perla, bello il suo tiro al girare, simile del Piero, ma va troppo alto. I minuti scorrono, siamo al 24esimo della prima frazione di gioco, ovviamente al Saverio Spinella di Melo Porto Salvo, sempre 1-0 per il gol messo a segno da Obinna, quasi un gol lampo che ha gelato la difesa palizzetana. Sì, il gol, attenzione qui, si sono toccati in una normale fase di gioco il giovane Perla e Autolitano, un inautolitano che è il goleador, si può dire, di questa squadra del Palizzi, un normale intervento di gioco comunque. L'arbitro ha fischiato questo calcio di punizione proprio a ridosso della linea centrale del campo, è pronto a scaraventare in avanti questo pallone Mafrici, si piazza tutto il centrocampo e anche il Borgo, sono addirittura 3, 6, 7, 8 in linea, 8 sulla linea difensiva, bellissima una foto in questo momento, sono proprio tipo dei militari schierati in un muro invalicabile. Pallone dentro, Sgro arriva prima di tutti, Perla riesce a tenere la palla in campo, anzi con molta intelligenza la fa sbattere sul suo diretto avversario e questa termina in fallo laterale che va a battere il Borgo e quindi riparte in avanti la squadra di mister Cormaci. Hai sottolineato poco fa un giocatore del Palizzi, Nino Autolitano, col numero 7 sulla schiena, lo stesso di Sandro Autolitano, campione leggendario del Palizzi di qualche stagione fa. Eh sì, ma su questo naturalmente potresti lo puoi fare in tutto, ma in questo puoi insegnarmi tu su Autolitano, perché è stato un grande dei tempi passati, tu lo hai seguito con maggiore verve critica e puoi sicuramente anche fare un articolo su questa persona, su questo calciatore di... Attenzione al limite dell'area, Marino dialoga con Obinna, poi si salva in qualche modo la difesa del Palizzi e poi Palermiti, su Palermiti viene commesso fallo da Mangiola, importante anche questa azione d'attacco del Borgo, per poco il dialogo, diciamo questa triangolazione tra Obinna e Marino non portava all'ennesimo tiro in porta della squadra in maglia fosforescente. Quasi 25 minuti nel corso della prima frazione di gioco, sempre 1-0, ma il Palizzi c'è, anzi per quanto ci riguarda dobbiamo dire che la classifica sia bugiarda. Sì, il Palizzi è proprio penultima in graduatoria di questo campionato di prima categoria, che quest'anno ha 14 squadre, perché lo possiamo anche ribadire, ecco, se vuoi io posso leggere questa classifica, anzi no, lo faremo dopo, assistiamo per ora a questo calcio d'angolo per il Borgo Creganico Melitese. È pronto dalla bandierina Martina Annunziato, in aria, palla che viene messa sull'out di sinistra proprio nel punto, proprio pochi metri prima della bandierina dell'angolo. Martino lascia che a battere sia Perla, il quale squadellerà questo pallone sicuramente in aria, si fa vedere Foti, lo offre verso Martino Annunziato, salta un avversario ma non il secondo, le Madafferi che recupera il pallone, anzi riesce addirittura ad aggirare il giovane Perla, palla in fallo laterale, va a battere ora l'ennesimo out il Borgo Grecanico Melitesi. Sulla linea di battuta Sua Maestà,
Peppe Poti, padrone e signore del centrocampo, ha meritato in diversi campionati di eccellenza, ma era partito con il Castrovillari in Serie D e adesso sta dando manforte al Borgo Grecanico, alla capolista. Recupera con uno sprint degno di Usain Bolt o Binna. Sì, subito si è involato come se dovesse andare a vincere veramente la medaglia d'oro alle Olimpiadi, riuscendo a sbrogliare una intricata matassa per il Borgo, perché la ripartenza del Palizzi era veramente eccezionale, cioè era pronto ad approfittarne Palermiti, ma lo scatto di Obin, che sta facendo davvero una bellissima partita oggi, non solo il gol, ma si sta dando da fare anche in aiuto ai compagni. Calcio di punizione ora, Sgro spinge forse in maniera troppo plateale Palermiti, ma Daffari, scusa, ed è calcio di punizione per il Palizzi. Dicevamo di un'ottima partita fino a questo momento di Obin, quando siamo ormai a pochi secondi dal trentesimo minuto, è rimasto a terra Modaffari, l'arbitro non chiede l'intervento della panchina, era Autolitano Nino, scusami, e si rialza. Calcio di punizione per il Palizzi, sulla palla ci sono sia Palermiti che Ferraro, intanto sono ben in sette sulla linea della difesa del Borgo, anche per il Borgo sono tutti controllati a uomo, è pronto Ferraro, scodellare in aria, lancio lungo che va a finire sulla zona destra del campo, cade qualche giocatore del Palizzi, qualche accenno di protesta, ma nulla di che. Palla sul fondo, riprenderà Leonardi. Nelle mischie di solito si invoca il calcio di rigore, se poi l'arbitro abbocca. Sì, tentar non nuoce, come dice il detto. Calcio di punizione ora per il Borgo, c'è qualche polemica, naturalmente verbale, molto soft, tra i centrocampisti del Borgo Grecanico per qualche intervento che tattico, ecco, più che altro un richiamo, ecco, questa volta era di Peppe Foti verso qualcuno. Scodella ora la palla verso la zona destra del campo, dove c'è l'ala destra proprio di un tempo, Binna, il quale combatte con un difensore del Palizzi, alla meglio quest'ultimo. Fallo laterale per il Palizzi, battuto verso Palermiti. Palermiti lancia immediatamente dove c'è Leonardi, che sta facendo davvero ottima guardia dietro, in quanto sembra essere il portiere libero del calcetto, ed è molto utile, come in questo caso, a fermare l'avanzata di Modaffari, lanciato benissimo, avevamo detto in precedenza. Iamonte verso Peppe Foti, si fa vedere Antonino Martino, riceve palla sulla destra, non riesce a liberarsi del numero 11 Modaffari, calcio fallo laterale, battuto direttamente in aria verso Perla, scodella dentro ma nella zona dove non c'è nessuno, arriva però ora, accorre velocemente Ivan Jelo, c'è Iamonte là vicino, non lo vede, prova a crossare di nuovo, la palla arriva lenta tra le mani di Molla, estremo difensore del Palizzi. 32 minuti nel primo tempo al Saverio Spinella di Merito Portosalvo, risultato invariato rispetto al precedente collegamento, Borgo Grecanico Melitese 1, Palizzi 0. Questo si potrebbe anche definire un derby della zona ionica, il Borgo effettuerà anche quello, lo ha già effettuato a Bova Marina, lo effettuerà poi in casa il ritorno, quindi vi è anche una buona presenza di tifosi ospiti. Stavo dicendo prima, e ne approfitto perché c'è un uomo a terra del Palizzi, nel dire di nuovo la classifica, che vede il Borgo con una partita in meno a 31 punti, San Michel 28, 5 Frondese e Rosarno 24, il San Gaetano 22. Poi questa quindi era la zona dei playoff.
Ora la zona di centrale della classifica è la Deliesi a 20 punti, quindi è a soli due punti dalla zona playoff. Poi c'è la Propellaro e il Bianco con 18 e la Bovese con 16. Nella zona playout invece troviamo il San Roberto Fiumara con 14, il Lazzaro con 12, Fortitudo 11 e il Palizzi con 6 punti. Ultimissima è la Scillese con un solo punto, quindi sono pochi punti racimolati fino ad ora dal Palizzi, ma ogni anno ci sorprende con quei gironi di ritorno in cui riesce in qualche modo a strappare la permanenza in prima categoria, e cioè riesce a strappare la permanenza comunque grazie anche alla tenacia e alla grinta degli 11 messi in campo che nonostante l'1-0 di oggi stanno facendo vedere che come intelaiatura di squadra ci sono. Servirebbero forse più passaggi verso gli attaccanti, ma il centrocampo e la difesa sono impostate abbastanza bene, ecco, fino a questo momento. Da segnalare qualche ex come Roberto Latella. Sì, in effetti è stato spintonato Binna dal numero 3 del Palizzi, Francone. Calcio di punizione per il Borgo, è molto veloce Obinna rispetto alla difesa del Palizzi, si è servito quindi di una spinta Francone per fermare la sua corsa. Calcio di punizione, va sempre Foti a battere queste calci di punizione in cui la palla verrà poi scodellata in aria. Il metronomo di centrocampo. Eh sì, è proprio così, attenzione, batte stavolta però... Il tiro è sbagliato, ne approfitta il Palizzi per uscire. Autolitano offre a Roberto Latella, fermato in qualche modo da Ielo, forse fallosamente. Ielo poi mette la palla in fallo laterale, va a battere con il numero 4 Zumbo. C'è pronto Latella a ricevere palla da Palermiti. Questi si riesce a districarsi da una cattiva posizione, anzi addirittura a servire Ferraro, che però viene poi contrastato efficacemente da Perla, anzi calcio di punizione per gamba tesa proprio di Perla. Domenico. L'arbitro si limita a redarguire verbalmente l'enfant prodigio del calcio locale, comunque un calcio piazzato a favore della formazione ospite, battuto quasi a sorpresa con un tiro destinato al fondo che però il portiere ha preferito agganciare. Sì, non nulla di che, un intervento semplicissimo per quello che ha dovuto effettuare Leonardi. Il pallone è stato tirato, smorzato in qualche modo, il tiro del giocatore del Palizzi, mi pare fosse Ferraro. Nulla di che. Fino ad ora Leonardi è intervenuto, ecco, in maniera importante in due occasioni, ma con i piedi, secondo me, cioè uscendo dalla porta e districandosi bene, ecco, anche come un difensore. E sono degli interventi che sembrano nulla, invece sono importantissimi perché riescono a dare, come dire, alla difesa a dare una certa importanza, ecco, agli interventi decisivi. Il Palizzi ora ottiene un buon fallo laterale proprio nei pressi della panchina, dove va a battere questo fallo laterale ora Francone. C'è Palermiti, da questi ancora Francone, Obinna lo insegue fallosamente, l'arbitro non fischia. Obinna si impossessa del pallone, rimane a terra Francone, palla annunziato Martino, fallo laterale per il Palizzi, va a battere Modafferi cerca di servire un suo compagno, nulla da fare, esce fuori dall'area con grazie a Iamonte e a Foti il Borgo. Ci avviamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco, il risultato è sempre di 1-0 a favore dei padroni di casa. Il Palizzi non è una difesa ballerina, una squadra materasso, anzi il risultato è quanto mai in bilico. Ancora naturalmente la partita non è chiusa, deve stare attento il Borgo alle ripartenze. Sgro ora offre a
Peppe Foti, che trova smarcato Binna, contrastato da Modafferi in maniera rude ma senza fallo, dice l'arbitro. Ora è errato il passaggio di Palermiti, che voleva servire Modafferi, il quale era troppo lontano, non poteva mai e poi mai arrivare questo pallone. La palla si perde, ora si perde in out. Ora è Peppe Foti che giostra fallosamente, secondo la sua idea, ma l'arbitro non fischia. Autolitano si era addirittura impossessato del pallone di Foti, che era sui piedi di Foti, che commette poi fallo proprio a ridosso della linea centrale del campo. Va a battere il numero 10, capitano Palermiti, che lascia all'ex Condofuri Mafrici, uno stile da libero vecchio, anni 80, ecco. Erroraccio sia del Palizzi che del Borgo, sembrerebbero quei minuti della cosiddetta saga degli errori o degli orrori, possiamo così dire. Borgo in avanti ora con Mangiola lungo verso Ielo, in qualche modo fermato dai Riti, però interviene Perla. Da questi la palla arriva a Criseo, che la mette in fallo laterale, perché sono rimasti a terra sia Iriti che Ielo. Non c'è bisogno dell'intervento della panchina, vediamo se ci sarà il gesto di fair play. Ivan il terribile Ielo sta disputando una grossa partita. Sì, poche le partite da titolare quest'anno, ma è stato utile per la prima segnatura. 39 minuti nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Merito Portosalvo, sempre 1-0 per i padroni di casa. L'unico gol del match è stato siglato da Obinna in apertura di match, ma il Palizzi non è squadra che si arrenda facilmente, anzi. Abbiamo superato il 40° minuto nel corso della prima frazione di gioco al Saverio Spinella di Merito Portosalvo. Risultato invariato rispetto al precedente collegamento. Borgo Crecanico Melitese 1, Palizzi 0. Insiste ora in avanti la formazione di casa. Si allunga Martino direttamente in fallo laterale e l'arbitro comanda che la rimessa venga effettuata dagli ospiti palizzitani. In possesso di palla Palermiti, che a parere dell'arbitro è l'ultimo a toccare, e quindi la rimessa deve essere stavolta battuta dai padroni di casa con Perla numero 24, l'enfant prodige, altrimenti detto golden boy del calcio locale, di cui abbiamo più volte decantato le qualità tecniche, agonistiche. Ha saettato da pochi passi, ma l'arbitro ha fermato il gioco e fischia un offside a Martino sulla linea di battuta molla. 41-15, sempre 1-0. Cerca di andarsene. Arbitro, facciamo farlo, è fallo nostro. C'è qualche contestazione, un po' di proteste qua e là, ma l'arbitro, che sta dirigendo bene a nostro avviso il signor Barbaro Simone Di Locri, non abbocca. Rimessa laterale sempre per i bianconeri, l'ultimo a toccare Perla. Schiaccia ora l'acceleratore a tavoletta nel tentativo di pervenire al pareggio la formazione palizzitana. 42-20, sempre 1-0. Aggancia
avanza velocissimo, palla al piede sopra la linea centrale del campo, Binna, un lancio preciso ma si scatafascia in orizzontale, molla. Sì, è una bellissima partita oggi di Obinna, questo primo tempo un eccellente Obinna. Era partito dalla difesa recuperando un ottimo pallone, l'arbitro non aveva intravisto un fallo che chiedevano i giocatori del Palizzi. Obinna si è preso la palla ed è arrivato quasi a ridosso dell'area di rigore offrendo un pallone, però sbagliato il passaggio alla fine verso Marino, nel senso che era un pochettino troppo lungo, Marino non è riuscito a intervenire. Ottima la partita di Obinna, azione comunque sprecata si potrebbe dire. Un intervento falloso di Martino, si è beccato il famigerato cartellino giallo. Sì, fino a questo momento un grande rispetto delle due squadre, un calcio limpido senza infingimenti, giocato a viso aperto sì, però con davvero bello vedere il fair play tra le due squadre. Fino ad ora non c'era stata nemmeno un'ammonizione, è arrivato ora al 44esimo per Martino, ma complimenti alle due squadre per come si rispettano in campo. Attenzione, colpisce di testa il giocatore del Palizzi che non abbiamo visto. E questa è la più pericolosa occasione e non inquadra la porta, stavolta quasi a botta sicura. Ha sfiorato il 2-0, ma nell'azione precedente il Palizzi, nella prima unica vera grossa occasione del match a suo favore, aveva sfiorato il pareggio. Sì, due quasi gol nello spazio di 30 secondi da una parte e dall'altra. Il colpo di testa mi pare fosse di Autolitano, la parata di Leonardi era riuscita a svettare su un buon numero di difensori del Borgo. Autolitano colpendo di testa, Leonardi ha fatto buona guardia. Nell'azione successiva Marino poi è riuscito a tirare comunque, anche se debolmente, verso la porta, ma questa è andata a spegnersi lenta al di là della porta difesa da mollo. Sta per finire il primo tempo, Domenico. Non era facile perché l'area era intasata di giocatori, c'era una selva di gambe come la foresta di Sherwood cara a Robin Hood, però Zagor, lo spirito con la scure, alias Isidoro come lo chiamano i tifosi, Leonardi, è riuscito ad attanagliare quel pallone insidiosissimo. Sì, è vero, attenzione ora al Palizzi, si sta facendo sempre più sotto, è passato il 45esimo, ma un erroraccio ora di Leonardi che nel rinviare ha preso di esterno la palla che è andata a finire in fallo laterale sulla zona sinistra del campo, riesce a salvare Capre e Cavoli Foti e l'arbitro fischia la fine del primo tempo al 46esimo minuto, un solo minuto di recupero, 1-0 per il Borgo, rete di Obinna al primo minuto. Domenico, a te per il commento. Un solo gol, successo meritato fino a questo momento per i padroni di casa che non solo hanno segnato e colpito un palo ma hanno avuto 3-4 occasioni da rete. Il Palizzi ha avuto comunque la sua palla d'oro pochi istanti fa. 1-0, ha diretto il signor Barbaro Simone di Locri, vi ringraziamo per la cortese attenzione. La linea torna allo studio centrale, in questo caso opera dal regista Carmelo Cormaci. A risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.